L'abbiamo fatta anche questa volta. È stato più difficile del solito perché siamo già al quarto episodio e questa settimana sono successe un sacco di cose. La settimana scorsa abbiamo annunciato il lancio della community, quindi tramite il gruppo Facebook. Abbiamo ricevuto tante, tante, tante richieste d'amicizia e tanti messaggi per le nuove puntate e abbiamo già ospiti per questo webinar fino al 9 di maggio. Questo non per tirarcela, ma semplicemente per spiegare un po' l'entusiasmo che si sta muovendo dietro questa iniziativa. Oggi abbiamo un ospite speciale e lo introdurremo fra un attimo. Intanto vogliamo specificare ancora una volta qual è lo scopo di questo webinar, se è la prima puntata che vedi, se è il primo episodio che vedi. Lo scopo non è quello di stare a fare guru, di spiegare cose o di volerti insegnare necessariamente il mestiere, perché quello lo sai già da solo, ma lo scopo è quello di poterti offrire il nostro aiuto. Non possiamo farlo di persona, mettiamo a disposizione le nostre competenze, la nostra esperienza, i nostri ospiti, che vedrai saranno sempre di grande valore, proprio per venire fuori tutti insieme da questa situazione. L'obiettivo è proprio quello di darsi una mano, uno con l'altro, come da venire fuori da queste sabbie mobili, se così le possiamo chiamare. Perciò andiamo avanti subito, iniziamo e oggi parleremo di un argomento molto complicato, nonché estremamente interessante, ossia la customer experience, cioè l'esperienza che il cliente vive entrando in contatto con te, stando con te e poi il dopo, cioè quando ha lasciato il tuo locale, la tua attività, il tuo ristorante. Parleremo quindi di tre fasi, prima, il durante e il dopo. Lo vedremo poi nell'esempio. Ci sarà anche Vincenzo, che adesso a cui daremo subito la parola, che ci racconterà anche un altro modo di vedere l'experience del cliente. Quindi cominciamo subito. Allora, Vincenzo, Ecco. parliamo del prima. Allora, è Ok. la prima volta che vedi questo webinar. Vincenzo è un esperto di marketing online specialmente, ma anche offline, quindi aiuta piccole attività a migliorarsi sotto l'aspetto web e ad attrarre ovviamente clienti. Inoltre, ecco le mani, si può dire, nel gelato da tutta una vita, perché è la quarta generazione della gelateria Mocambo, che è molto famosa nel suo paese e non solo. Ti diamo la parola, vai. Eccomi, grazie Raffaele. Allora, l'intervento di oggi mi tocca in prima persona perché in realtà è proprio l'attività con cui io ho lanciato la gelateria di famiglia. Dico ho rilanciato la gelateria di famiglia perché noi la gelateria l'abbiamo riaperta nel 2016. Dopo una chiusura di circa 18 anni, perché l'attività, diciamo, originaria, fondata da mio nonno. Per mille motivi fu chiusa nel dicembre del 98 e grazie al fatto che abbiamo implementato, diciamo, delle strategie che oggi condividerò con voi, la gelateria si è ben posizionata subito in quelle che sono le classifiche sia di TripAdvisor ma sia come, diciamo, classifiche per quanto riguarda la scelta da parte dei clienti in un determinato argomento, quindi nel mio caso la gelateria. Quello, diciamo, di cui oggi vorrei parlare, è appunto l'acquisizione del cliente e far vivere al cliente quella che non è un'esperienza d'acquisto di un semplice prodotto, come può essere nel mio caso specifico il gelato, ma far provare un'esperienza d'acquisto che faccia sentire il cliente differente. E questo è un argomento che, astraendolo, può essere applicato a tutte le attività. Basti pensare anche, faccio un esempio. Mi viene nel mondo della pizzeria, magari Michele mi potrà pure dare una mano. Quando siamo andati da Michele a Napoli, il fatto stesso di essere fuori magari 2 ore ad aspettare per un'ora e mezza, quello che è, insomma, per mangiare su un tavolo di marmo e scegliere praticamente 2 pizze, quello fa parte dell'esperienza d'acquisto. E questo, diciamo, è un qualcosa che oggi può aiutare appunto le aziende a posizionarsi in un determinato modo e ben posizionarsi sul mercato. Dicevo pure prima, insomma, parlavamo di quella che è l'esperienza evoluta di questo termine. L'esperienza evoluta di questo termine oggi si traduce in quella che a una piattaforma come Airbnb ha chiamato experience, ovvero far sì che il cliente venga messo all'interno del processo lavorativo di una struttura, quindi far provare proprio l'esperienza di che cosa tu stai facendo, che può essere magari
un ristorante, può essere magari una signora che fa le orecchiette, quindi la pasta, che può essere magari nel mio caso fare il gelato, e far provare, appunto, far sentire quel cliente parte di un processo e quindi coinvolgerlo in quella che è proprio la creazione del prodotto. E questo è quello che è diventato un trend negli ultimi anni. Si potrebbe dire che dal 2019 questa cosa è approdata anche al Sud Italia, come proprio Airbnb ha aperto le vendite proprio al Sud Italia, ed è un trend sempre più in crescendo. Ormai il turismo, il cliente in generale, soprattutto ho detto parola turismo non a caso, ma volontariamente, fanno viaggi per trovare non solo, diciamo, non fare solo una semplice vacanza, ma anche proprio entrare a far parte di quella che è la cultura di un posto. E questo trend è sempre più crescente, ovunque si vada nel mondo, da nord a sud, c'è sempre la volontà di scoprire le cose autentiche di un posto che si va a visitare. Quindi io dico che questa cosa dovrebbe essere tenuta sempre più in considerazione, e oltre ad essere tenuta in considerazione bisogna iniziare ad aggiornarsi per andare verso questa direzione, perché da qua a 3, 4, 5 anni questa cosa diventerà, diciamo, di dominio pubblico, e quindi ci sarà la possibilità, appunto, di magari di provare qualcosa quando uno va in giro che sia proprio relativa al posto che si sta visitando. È molto interessante. Parliamo di un tipo di esperienza a tutto tondo. Esatto. Grazie Vincenzo. Tra l'altro, se sei d'accordo Giancarlo, in quanto a esperienza e in quanto a gelato, io credo che tu abbia qualcosa da dire in merito, no? Sì, in quanto esperienza e in quanto gelato, sì, nel senso. Io nasco lavorativamente nell'89 in una gelateria, del Pai di Pizzighettone a Cremona, ed era una gelateria in tempi diversi che portava gente da Milano, cioè insomma c'è stata poi, come si dice, brevettata una determinata tipo di gelateria pasticceria, quindi brevetti dell'uovo gelato, del panettone gelato, quindi facevamo come dice, i gusci delle uova di cioccolato per poi riempirli di strati di gelato differenti, per poi chiuderli, confezionarli, o il panettone glacé, anche lì il panettone svuotato dall'interno, fatto da noi e riempito di gelato, o i piccoli pasticcini gelati, ed erano i primi anni 90. È sempre andata bene, è un contesto il gelato che, per l'esperienza che ho io, ha una marginalità molto alta, hai anche la possibilità di recuperare tante volte quello che non riesci a, come si dice, a perdere durante il cammino. Il gelato lo puoi rimantecare, lo aggiungi, lo bolli, lo abbatti e lo rimantechi, fai rimantecazione di nuovo. Ma ci sono delle situazioni per la quale ti dico, la mia esperienza per quanto riguarda il discorso gelateria è un prodotto italiano, un prodotto che è affermato nel mondo, un prodotto che come in tutti i settori lo puoi fare molto bene come lo puoi fare molto male, però questo ti possa anche distinguere su questo punto di vista, capito? Il gelato, per come lo facciamo noi qua, facciamo un gusto solo, viene marcato, servito al momento, e è una delle cose che adesso come adesso è tutta in discussione, perché ci troviamo in un momento, in un periodo storico dove ormai quello, cioè per come la vedo io, abbiamo chiuso un'epoca, e quindi abbiamo chiuso un'epoca di ristorazione, di come si dice, di benvenuto, di attenzione, che l'abbiamo proprio chiusa. Tutto quello che è stato fatto, ragionato e pensato fino adesso è tutto di nuovo messo in discussione, quindi è tutto da rielaborare, perché per assurdo in secondo piano è diventato il prodotto per la quale prima lo eri per primo, quindi il piatto ha un valore incredibile, continuerà ad averlo, ma incredibilmente, cosa che nessuno poteva aspettarsi se non in una situazione del genere, è diventata la seconda opzione. La prima opzione per il momento e adesso, per come stanno andando le cose, sarà come si trova il cliente nel posto in cui andrà. E poi mangerà il tortello buono, mangerà il gelato buono, mangerà la cosa buona, ma la prima cosa che farà, cioè, se io devo andare, ipotizzo, ai Due Platani, e ai Due Platani avrò 2000 persone,
Oh, è buona, i tortelli sono buoni, però Fide, sai che non sono tranquillo, cioè, sai che non... Sì. Quindi quello che dobbiamo fare e quello che bisognerà fare è avere ulteriormente questa sensibilità. Poi assolutamente quello per la quale sei stato conosciuto prima e per la quale sei stato valorizzato prima tornerà, e anzi sarà per quello che ti sceglieranno. Ma se in quel momento, in quella situazione, non gli darai delle garanzie per quanto riguarda la tranquillità anche solo di un'ora e mezza, verrà messo in discussione prima, durante e probabilmente anche dopo, perché fai, io ho mangiato i tortelli, però Fide, avevo questo qua vicino che, insomma, capito? Cioè, davvero qua ci troviamo davanti a una situazione dove il percepito, se prima era un valore aggiunto a quello che già stavi facendo, perché è incredibile pensare a il fatto che tu vai in una pizzeria e hai automaticamente il pizzaiolo che ti sta stendendo la pizza davanti. Tu ormai sei talmente abituato a vederlo che lo dai per scontato. Sì. A differenza invece del lavoro che facevamo noi, che quando facciamo i tortelli li facciamo vedere, per loro è una cosa incredibile. Cioè, però non è che stiamo facendo una cosa diversa. È proprio una questione di percezione della cosa. Bravo. E io mi ricordo, parlavo con un manager che mi fa, e poi la possibilità di avere, come si dice, la possibilità di avere dei margini non significa dover lavorare sui margini meno seri e meno etici. La possibilità di avere dei margini significa poter lavorare con uno spettro di possibilità più ampio. Quindi questo manager qua se ne parlava, perché poi il bello è quello, che fa già che oggi la gente, questo fino a 2 mesi fa, mangiava il percepito. Cioè non ne ha le capacità tante volte e non ne ha nemmeno le competenze, perché si occupa di altro. Uno fa il dottore, quell'altro fa l'avvocato, quell'altro fa... Ma è buono? Sì, ok, dammelo. Ma magari non lo sanno neanche se è buono davvero. Bravo. Si aspettano che tu faccia da garante. Ed è quella la cosa importante. La gente sempre di più si affiderà a delle figure che per ogni settore faranno da garante per quello che fanno. Perché c'è poca fiducia e ce ne sarà sempre meno del prossimo, ma sarà una cosa indotta. Quindi questo me l'ha sempre detto, mi fa anche, la gente mangia il percepito, non sta mangiando realmente quello che valuta, perché, ripeto, magari non ne ha le competenze, non le vuole neanche avere, Cioè a me mi piace, punto. Non è che, a me non interessa, cioè onestamente, non è che devo andarci in fondo a capire una cosa. È sufficiente che lo faccia tu per me. Anzi, io sono qua per quello. Il massimo del nostro settore è quando uno si siede a tavola e ti chiede, fai te. Hai capito? Perché? Perché significa già che io non ci voglio nemmeno pensare. Fammi stare bene e io sono già a posto così. Sì. Questa è una grossissima responsabilità che oggi la gente sempre di più si aspetterà in automatico che tu lo faccia. Quindi bisognerà tutelare gli spazi, ma non perché te lo dice la legge, ma perché tu eticamente sai che se vedrai una faccia tirata, tesa a un tavolo, avrai perso la partita, non avrai seminato nulla e non raccoglierai nemmeno nulla. Avrà mangiato anche i tortelli più buoni della sua vita, ma tornerà a casa col pensiero di, che ne so, di insomma, non sono mica stato bene. Noi, una delle cose particolari che facciamo è proprio presentare i prodotti che poi la gente mangerà in un secondo momento. Perché? Perché vederli ti dà già il percepito di una cosa che sarà sicuramente buona. Non puoi. Una delle cose è i tortelli che vengono fatti vedere. A chi, i miei tortelli li fai e li faccio vedere. Io sto preparando delle teche di vetro per la quale la gente li potrà vedere lo stesso senza avere un contatto diretto. Il discorso del gelato che viene presentato e servito al tavolo non potrà essere fatto, ma semplicemente perché? Perché se mi si avvicino troppo a un tavolo, avrò già la sensazione... Quell'altro tavolo... vedi, adesso non mi più, hai capito? Adesso non ho perso quella fiducia. Dovrai tenerlo lontano, se non da un'altra parte. Ci sarà una persona con guanti e mascherina. Cioè, ti verrà a chiedere come vuoi il gelato, te lo preparerà in un'altra parte e te lo porterà lì. Sì, assolutamente sì. Posso aggiungere una cosa, Giancarlo? Sei stato proprio preso il punto?
perché il fatto stesso che noi, parlo proprio di Mocambo, della gelateria, abbiamo fatto il laboratorio a vista, dove c'è il punto vendita che dà direttamente sul laboratorio. Cioè, a differenza delle altre gelaterie dove tu entri, c'è la bella vetrinona, tutto luci particolari, tutta enfasi, no? E poi il gelato, uno dice, sì, è buono, ma tanto la gente, come dici tu, non lo capisce se un prodotto è buono o meno. Fa capire al cliente, entrando e guardando questa tipologia di attività, in che tipologia di negozio appunto si trova. Cioè, non sei in una gelateria, tra virgolette, comune. E il fatto stesso di far vedere gli ingredienti, come dici tu, noi per esempio all'ingresso abbiamo esposte, non esposte, in realtà sono, le vendiamo, quelle lì non è solo esposizione, ma sono 20 tipologie di fave di cacao differenti. Quelle tipologie di fave di cacao servono a preparare 20 cioccolati differenti che a rotazione sono nei pozzetti. Quindi tu oggi trovi, per esempio, mantecato oggi, un cioccolato di Haiti biologico, che è diverso dal Sao Tomé della settimana scorsa, che è diverso da 3 settimane fa del Ghana e via dicendo. Cioè, così fai cultura. Che esatto. Questo è un passaggio in più. Cioè, io quando lavoravo all'estero mi sono sempre battuto perché nei locali a Londra o nei locali in Spagna o nei locali in Francia tante volte non c'era neanche un italiano nel locale, se non forse la proprietà. Allora lì mi sono sempre battuto perché fosse esposto all'esterno una bella placca di ottone, fosse scritto qui ci sono italiani a cucinare. Ma perché? Perché quando vai dentro c'è l'aspetto culturale. Noi oggi siamo in un'epoca, noi stiamo parlando di una situazione fino al 7 di marzo. Fino al 7 di marzo noi abbiamo avuto questo mondo qua e io nel mio piccolo ho avuto i miei riscontri con questo mondo qua. Adesso siamo tutti a zero, tabula rasa, bisognerà fare esperienza di quello che è stato fatto prima per ricostruire piano piano una certezza, perché oggi come oggi in realtà di certo non c'è nulla. Quello che io avevo 3 mesi di prenotazioni avanti, sono il primo a dire che non sarà più così. Magari no, ma io già lavoro per il fatto che per come è lucida l'analisi, non può più essere così, ma non può più essere così perché poi magari, ripeto, potrei essere smentito subito, ma ragioniamo sul logico. Il logico è questo qua. Quindi quando vai in un posto c'è l'aspetto culturale. Non è che uno vuole insegnare qualcosa a qualcuno, nessuno vuole imporre nulla, però uscire da un locale e aver appreso qualcosa, bravissimo, fave di cioccolato, che sai che è un ricordo, ma andiamo là che vediamo che tipo di cioccolato fanno questa settimana, questo ti permette in una chiacchiera ipotetica di avere uno spunto in più. Guarda che io l'ho assaggiata quel tipo di cioccolato là, in realtà è più aromatico, è leggermente come fruttato, ha delle note acide, perché poi adesso ci sono tutti questi cioccolati con queste tonalità qua. Ecco, la cultura è da mettere, cioè è prepararsi 10, perché probabilmente ti verrà richiesto, ma poi in realtà servire quello per la quale sei lì. Quindi il discorso trattoria è un discorso trattoria e tu devi fare bene la trattoria. Ma se ti arriva davanti quello che ha girato mezzo ristorante del mondo, tu per tua passione personale, se sei preparato a tenere un discorso con uno che ha girato Anso Pipic e sa di parlare di Christophe o sa di parlare di Bocuse o dei Trois Gros, bon, blim, lì hai sbroccato. Perché? Perché, ok, se parliamo di una cosa, ci sto. Se vogliamo parlare di un'altra, io sono qua, perché è la mia vita. Poi, se vogliamo parlare di medicina, io sto zitto e ti ascolto. Se no, possiamo interagire su una passione di entrambi, sul vino. Ed è quello che succede a noi quando arriva determinata tipologia di clientela, diciamo ovviamente con un livello culturale molto alto, soprattutto su quello che è poi il cibo. E noi abbiamo fatto un conteggio così, il conto della serva, abbiamo servito più di 15.000 clienti da quando abbiamo riaperto, distinti,
solo un paio forse sono riusciti a riconoscere alcuni ingredienti che sono in minima percentuale come spezie all'interno del gelato, così come le vaniglie per esempio. Io ho quattro tipi di vaniglie: la Black Barbon del Madagascar, la Red Barbon, la Tahiti, quella di Tahiti sembra la Black, non mi ricordo, e la Mexican Seed, esposte lì perché la crema del re, che è la ricetta del 1840, che è cioè, per cui noi abbiamo, diciamo, riaperto la gelateria, viene ogni volta aromatizzata con queste quattro vaniglie differenti. Pochissime sono le persone che, esattamente come dici tu, dicono: ah sì, questa si sente che è differente rispetto a quella dell'altra volta. Ragazzi, ce ne sono di quelle che sono talmente potenti che ne basta tanto così ed è già fatto una marea di roba. No? Per sapere che sembra banale, ma non è... Non è. Il fatto, il semplice, è tutt'altro che banale. Perché uno ci può navigare dentro, ma proprio perché è messo, tu pensa che il solo fatto di cuocere una pasta in un'acqua sola, invece che in un'acqua di servizio, cioè è un altro mondo, cioè, si parla di altri mondi. È chiaro che io non ho interesse a far sentire, cioè non parlo per me, ma in generale, se io ti faccio sentire qualcosa di buono, poi devo garantirtelo sempre. Esatto. E invece se ti faccio sentire qualcosa di balordo, da me non ti aspetterai nient'altro che quello, che è assurdo, però è così. Ed esatto. È fino al 7 di marzo. Quindi si apre un'epoca assolutamente nuova, dove verrà garantito, se io ho 50 euro da spendere, perché qua parliamo solamente di cominciare a lavorare, ma il potere d'acquisto della gente verrà tenuto in considerazione, perché non ci saranno né le disponibilità probabilmente e neanche chi ha le disponibilità le vorrà buttare via, ancora meno di prima, quindi ancora meno. Questo vuol dire che tutte le volte quando parli effettivamente di un discorso di esperienza, è vero un'esperienza, perché uno oggi il posto più sicuro di questo mondo ce l'ha in casa. Noi dobbiamo sempre tenere conto che non dobbiamo dirglielo, perché nel momento in cui lo ammettiamo, ci mettiamo in una condizione di inferiorità. Ma sicuramente, quando uno viene alla cassa da me, come è stata l'ultima settimana che abbiamo tenuto aperto, e mi ringraziano per aver tenuto le distanze, avergli fatto fare un'ora e mezza senza averci pensato. Ecco, quello è il mio obiettivo oggi, perché quello per la quale ho lavorato fino adesso, io l'ho già garantito. Adesso da me la gente si aspetta la sicurezza, la tranquillità di uscire di casa, che è considerato il posto più sicuro al mondo oggi, e di venire a rischiare, uscendo di casa, a mangiare da me, a passare un'ora e mezza. Questo è un valore in più che, ragazzi, bisogna effettivamente tenere in considerazione. Perché abbiamo un filo rosso che ci lega, perché è proprio quello che ha fatto funzionare, lo dicevamo nello scorso webinar, il discorso delle consegne a domicilio per quanto riguarda il gelato. E in quel momento portare quel gelato a casa non è stato solo mangiare un gelato, ma è stato staccare le persone da quelli che sono i problemi che stanno vivendo all'esterno. Magari c'è gente che non sta lavorando, magari insomma tutti i problemi legati all'emergenza, e molti hanno detto grazie, perché il prodotto in sé per sé, diciamo, non si riferivano al cioccolato, alla nocciola, piuttosto che, ma il fatto di ricevere a casa il gelato, di poter mangiarvi un cono, di potermi mangiare una meringhetta, un torroncino, mi ha fatto stare. E queste sono le recensioni, cioè questa, diciamo, non è solo una cosa detta a voce, è quello che loro hanno scritto nelle recensioni su TripAdvisor. E questa è stata una cosa bellissima, perché non ce l'aspettavamo. Oggi è quello il vero. Il fatto che ti dicano che il tuo gelato è buono è sottointeso già dalla scelta che hanno fatto. Cioè, il fatto che te lo vengano a chiedere a te sottintende già che è buono e amano il tuo gelato. In realtà il valore aggiunto oggi sta proprio nel fatto che gli fai dimenticare il problema, che gli dai un attimo di tranquillità, che gli dai un attimo di... Ecco, c'è quell'aspetto emotivo che è molto più marcato, che va oltre la transazione economica. Sì, ormai sì. In questo posso anche dire, insomma, una piccola cosa per quanto mi riguarda, perché voi siete sul campo, diciamo, reale, no? Quindi, diciamo, voi siete, avete una struttura, avete qualcosa dove potete accogliere i vostri clienti e potete in qualche modo interagire a livello fisico.
Il mio punto di vista invece è diverso perché io lavoro sul piano non reale, quindi con dei video su YouTube. In linea di massima io faccio delle video ricette, motivo per il quale indosso queste cravatte, diciamo, più o meno discutibili, no? Quindi diciamo che anche, diciamo, nel mio piccolo, questo periodo noi stiamo avendo un picco di visualizzazioni, perché la gente cerca qualcosa di diverso. Io tra l'altro non ho, da quando si parla di questo problema, io non ho mai menzionato niente, cioè io proprio il discorso virus, non ho proprio parlato nei miei video, proprio perché la gente non è che non lo sa, lo sa. Cioè non c'è bisogno che io nei miei video dico periodo di la gente lo sa, sta a casa. E per cui io cerco di, ma questo è lo stesso obiettivo di questo webinar, gli abbiamo dato un taglio un po' così leggero sotto certi punti di vista, perché la gente lo sa il problema dov'è. Poi la soluzione, noi possiamo farci una chiacchiera sul più e sul meno riguardante la nostra esperienza, che è basata su quello che, come dicevi tu Giancarlo, è basata sull'esperienza passata. Cioè noi possiamo parlarne fino a non so quando, però quando si riaprirà si potrà rivedere un po' il tutto. Cioè stiamo comunque facendo una chiacchiera, cioè è un po' quello, e la gente cerca proprio quello, anche il fatto di distrarsi, ed è una cosa bella. A me stanno arrivando recensioni sul canale che mi dicono questo, cioè anche il fatto di dargli anche un piccolo consiglio, di condividere una parte della tua cultura, diciamo così, no? Della tua esperienza professionale, è una cosa bellissima secondo me, no? Che in questo periodo insomma è difficile. La tua è completamente esperienza che viene, diciamo, che inonda il canale YouTube, perché alla fine quello che fai è appunto trasmettere quella che è la tua expertise, che è maturato nei tuoi 20-25 anni di esperienza nel mondo del bartending. Quindi a maggior ragione, insomma, è una bella cosa. Io mi sto meravigliando del fatto che Michele Pacino non abbia espresso alcun colpo di tosse, niente. Cioè mi sta sorprendendo. Ci sta dando da silenziosa, allora, però, lo vedo io e ti tengo... Innanzitutto ho messo muto per parecchio tempo, così... non avete visto che scriveva, accettiva... Ma poi ero folgorato, diciamo, dalle parole di Giancarlo, per cui secondo me si può già chiudere qui il webinar ed è già tanta roba. Ma infatti, ragazzi, io mi ero preparato uno schema, buttare completamente, perché... Però siete deliziosamente indisciplinati, perciò va benissimo così, dai. Riprendiamo però un attimo il filo del discorso. Allora... E questo è il bello di questo webinar, anche tu Giancarlo, che sei alla prima, proprio perché ci si condivide pensieri, ricordi del passato, dettagli che fanno tutta la differenza del mondo in questo momento. Tu hai toccato già in 5 minuti di discorso, tu e anche Vincenzo, 5 o 6 dei punti che mi ero segnato da dire durante il webinar, no? E questo perché significa sintonia di pensiero, no? Un piccolo aneddoto: l'altro giorno io e Giancarlo ci siamo sentiti al telefono e non sarebbe bastato probabilmente 24 ore e 3 cariche del telefono per poterci dire tutto quello che ci volevamo dire, che poi non si allontana molto da quello che stiamo dicendo adesso. Però volevo un po' ripristinare, come dire, la linea guida, no? Vincenzo parlava dell'esperienza e tu parlavi della comunicazione, quindi secondo me si può racchiudere sotto la sezione prima il modo in cui tu comunichi, ok? Oggi lo fai specialmente sui social, Eliane è un testimone per eccellenza con YouTube, ma anche tu Giancarlo, no? Per come hai comunicato sempre in questo periodo, per il fatto di, per le semplici recensioni che ricevi su TripAdvisor, quella è comunicazione, anche se vogliamo metterla così, passiva se vogliamo, è comunicazione, la tua pagina Facebook, quindi... Se stai guardando questo webinar e sei un ristoratore, sappi che il prima è il modo in cui tu comunichi al tuo cliente come si sentirà nel tuo locale, che cosa proverà, ed è quello che Giancarlo ha detto prima, quello che Michele ha detto prima e quello che anche Vincenzo ha toccato. Cioè io in quel momento non voglio stare a pensare
ai problemi che ho a casa, ai problemi che ho al lavoro, a quello che ho dietro, ok? Dicevamo una cosa, Giancarlo, ti ricordi l'altro giorno? Non è che vendi il gelato e non è che vendi il tortello piuttosto che un altro tipo di alimento. Tu vendi l'esperienza. Io vengo da te, sto un'ora e mezza, due, e io vivo quell'esperienza, un'ora e mezza di pace, di tranquillità, dove sono appagato a livello emotivo e a livello anche fisico, perché riempio lo stomaco. Ricordati, è quello che vendi, al di là della condizione, diceva Giancarlo, sì, arrivo subito, la condizione sine qua non è l'assoluta qualità da oggi in poi. Vai Gianca, dimmi tutto. No, era proprio il termine vendere. In realtà io non sto vendendo nulla. Cioè, in realtà io mi sto comportando come vorrei che... Cioè, l'aspetto della passione lavorativa sta proprio in quello. Che uno che sta lavorando, uno che è la condizione per la quale è la sua vita questa, non sta vendendo, sta facendo quello che è qua, è certo che potrà piacerti. Ma non, è una conseguenza... Il venderti una macchina con le ruote bucate, ok, ho capito, gliel'hai venduta, ma che senso ha, hai capito? Sì. Proprio che quando gliel'hai venduta, dirà al suo amico, guarda che vai da, devi avere la macchina, ma non stavi neanche a pensarci, vai da lui. Sì. Se a me capita, perché onestamente capita tutto, ma anche la cosa negativa, anche la giornata storta, per l'amor di Dio, perché sono 16 ore al giorno dove devi ammortizzare il tuo di umore e quello degli altri. Cosa succede? Se tu vieni qua e invece di venire qua con la persona con cui vieni a tavola, l'amorosa, la moglie, l'amico, ma l'amico voleva andare a mangiare al mare con i piedi nella sabbia e mangiarsi un crudo di pesce, cioè io posso anche tirare fuori il coniglio dal cappello, arrivare in tanga, fargli perdere la fame, cioè, hai capito? Ma non potevo fare nulla. Io ho sempre lavorato per focalizzare la mia situazione, il mio pezzo. Io non voglio che la gente si confonda. Se tu pensi a i salumi, la torta fritta, le paste fresche e il gelato, devo venirti in mente io, padre, cioè, hai capito? In generale, se sei sulla 1 e chiami il tuo amico e gli dici, oh ascolta, che è di Verona, ma sono a Parma, dove vado a mangiare? Vai là, mangia queste tre cose qua, guarda cosa paghi e poi ci risentiamo quando esci. Punto. Questa, oggi è questo che la gente chiede, la fiducia di poter permettersi e fare quel tipo di esperienza, che però dico, se qualcuno non la vuole fare, io non posso farci nulla. Cioè, se tu vuoi davvero mangiare il salume, la torta fritta, le paste fresche e le nostre cose, che poi anche lì si apre un altro discorso che è, ripeto, garantisci quello per la quale sei conosciuto, però poi una volta che ti sei fatto l'esperienza, qua trovi il piccione, trovi il foie gras, trovi lo storione affumicato da noi, non è che trovi solo e giustamente quello per la quale sei venuto. Poi dopo hai la scelta, bevi il Lambrusco, ma puoi berti anche una bottiglia di Borgogna, una bottiglia di Nebbiolo, una bottiglia di Champagne. Perché? Perché deve essere un posto che deve essere considerato democratico. Cioè io non vado in quel posto, vado in quel posto lì perché per quel posto lì è garantito quello. Ma una volta che sono seduto a tavola, sono nella maniera più tranquilla di questo mondo, nella possibilità di scegliere a seconda delle possibilità che ho tutto quello che voglio. Quindi io apprezzo i due ragazzini che escono la prima volta e fanno la cena con il salume e la torta fritta, due tortelli, e si mangiano il gelato, una mezza di Lambrusco perché non possono guidare la macchina, come apprezzo l'industriale che arriva, è importante che la gente stia bene. Poi il cassetto, come dicono i francesi, che sopporto è una conseguenza. Se tu lavori bene, il cassetto viaggia di conseguenza. Perché è così sono i premi, e così sono anche le recensioni, e così tutto. Tu parti dal presupposto che lavori, io me ne intendo poco di internet, di Facebook, anzi, Elia, sono contento perché Elia di tutti noi, e anche Michi, di tutti noi sono quello che in questo momento hanno proprio da seminare. Cioè, adesso proprio è il loro momento.
perché adesso riescono a catalizzare e ad avere un mazzo di carte da poter giocare dove non credo che in un altro periodo storico sia potuto essere. Perché io che sono qua, solamente un mese fa ti avrei detto è impossibile anche al telefono stare 2 minuti. Adesso invece li conosco, sono contento, hai capito? E quindi loro due in questo momento sono, oserei dire, il futuro. Perché? Perché stanno aprendo io sto Zoom qua, manco sapevo come girarlo, io sto coso, cioè mi trovo nella condizione di dire c'è la possibilità di fare delle aspetta che me lo sono segnato, delle webinar, perché io non ne so zero. Però ti dico, ci sono fasi e la ripeto, la parola vendere, sì, mi sta bene, è proprio un discorso diverso, cioè capito, vabbè. Sì, ti ho capito, no? Volevo usare quel termine forte per far capire che quello che tu offri è l'esperienza, piuttosto che soltanto il prodotto, ok? Io, Giancarlo, sono stato maleducato, però sei un fiume in piena, non sono riuscito a fermarti. Volevo presentarti, per chi abita a Parma e provincia non c'è bisogno, però in realtà Giancarlo è colui che c'è dietro alla trattoria ai Due Platani, e non è solo. C'è anche Mattia e Gianpietro, che approfittiamo a salutare, sono altre due persone davvero, davvero, davvero valide, tanto quanto lui. E mi sono segnato due cose senza troppi effetti speciali, però Giancarlo, lo vedi, è così, è naturale, è semplice, è diretto e comprendi anche tutta l'esperienza che c'è sul campo, però quest'anno, secondo la guida dell'Espresso, è la trattoria dell'anno. Ha preso 3 gamberi per quanto riguarda la guida Gambero Rosso, certificato di eccellenza TripAdvisor dal 2016 a oggi. Io non so se devo aggiungere qualcos'altro. C'è una cosa che ci puoi dire se ci vuoi deliziare? Non sei obbligata a dirlo. Io ogni tanto, perdonami, vado a riguardare il video di Gualtiero Marchesi su quando è venuto da te. È davvero qualcosa che mi fa alzare le mani e dire tutti i giorni non so niente, e davvero devo mettermi testa bassa e lavorare. E la cultura. Il discorso legato a Gualtiero Marchesi è proprio un discorso legato alla cultura di questo settore, ma come di tutti, cioè l'aspetto culturale è quello che ti permette di avere sempre delle motivazioni nuove e delle ricariche, perché sennò entri in un loop di meccanica e non ti dà un vero senso fare le ore di lavoro che facciamo per i risultati che abbiamo. Lo facciamo perché onestamente è una passione. Cioè, io sono un mese che sono dentro il locale, vado a casa, porto la roba in sicurezza a Carpi, porto la roba in sicurezza, dico, poi torno al locale, perché il locale c'è sempre da fare, c'è sempre da leggere, c'è sempre da guardare un vino, c'è sempre da ragionare su come sviluppare le cose. E il legame con Gualtiero è un legame di cultura proprio, perché lui era un grandissimo chef per la mente che aveva, e una grandissima cultura. Quindi era una persona che poteva non parlare di cucina, poteva benissimo parlare di altro, di musica, di arte, era una cosa che poi trasmetteva. È stato il maestro di tanti, ha sdoganato, è quello che ha permesso il passaggio tra la trattoria italiana, la ristorazione, insieme ad altri mostri sacri, insieme a Imola, al San Domenico, insieme ai Santina, la Cassinetta di Lugagnano, insieme a Cantarelli, insieme a tanti mostri sacri che però c'era la cultura prima dietro. Non è il cibo oggi, poi, per il momento, e fino al 7 marzo, siamo sempre stati, e fino ad oggi, per l'amor di Dio, adesso, e lo sarà anche domani, perché comunque non dobbiamo piangerci addosso, bisogna comunque valutare il fatto che oggi c'è una giornata con un sole così, possiamo stare qua a chiacchierarne, non abbiamo nessuno fuori col fucile che ci aspetta, cioè cerchiamo poi di dare una giusta collocazione
alla situazione che stiamo vivendo. Quindi nessun dramma, sicuramente dovremmo ristabilire dei ruoli, però siamo sempre stati in un'epoca, in un'era di sovralimentazione. Si mangiava anche per abitudine, purtroppo. Cioè il fatto di sedersi a tavola significava magari essersi alzato mezz'ora prima, risedersi e ricominciare di nuovo. Oggi sarà probabilmente la possibilità di aggiungere qualcosa, spero. È una carta da giocarsi, che è l'aspetto culturale. Il fatto che la gente stia in casa e si metta lì a fare la pasta, domani bisognerà che impari anche a far andare un orto. Domani impari anche a mettere via della roba, a farsi delle conserve. Cioè, questa cosa qua, valutiamola in positivo, nel senso che c'è la gente che finalmente si riappropria di una cultura, perché se no, una volta mancati i nostri vecchi, la cultura non la fa più nessuno, la fa la nave che arriva qua e ti usa come un numero. Impariamo a usare la farina, le uova, che non ci vuole zero, non è che uno inventi qualcosa. Poi è chiaro, ci vuole della fatica e del lavoro, però noi abbiamo dimenticato tutto. Non sappiamo allevare una gallina, non sappiamo mettere giù una piantina di pomodoro, non dobbiamo fare niente, andiamo, compriamo finché possiamo e lo usiamo. Ci stavamo con il Made in Italy. Qua c'è la possibilità di giocare, e questa ne parlavo con Davide Rampello, che è l'aspetto culturale di Striscia la Notizia, che è quello che dà davvero un certo spessore quando parla, c'è solo da sentire e ascoltarlo. Con Davide Rampello si parlava di riscoprire, questa è una carta da giocarsi, di tutela finalmente del nostro marchio. Può essere che probabilmente col fatto che ci chiudano dentro saremo obbligati di nuovo a confrontarci fra di noi e a capire come si fanno le scarpe fatte bene, a capire che i prodotti eccellenti li abbiamo e li dobbiamo valorizzare, li dobbiamo proteggere dalla speculazione internazionale. Insomma, bisogna notare il fatto che abbiamo una grossa carta da giocarci, ma perché gli altri ci hanno dato la possibilità di giocarla, se no saremmo stati schiacciati. E noi domani mattina cominciassimo a tutelare il nostro mare, che tra i più conosciuti al mondo, dovremmo lavorare 24 ore su 24. Se cominciassimo a spingere sul turismo, una volta che l'abbiamo bonificato, non avremmo più nemmeno, dovremmo essere noi alle frontiere a dire perdonate, non ci sta più nessuno. Abbiamo spazio. Vero, vero. Una grossa possibilità, speriamo di prendere un treno giusto, perché è proprio questione di accogliere bene più che altro. In questo volevo dirti anche un'altra cosa, poi noi non ci conosciamo, insomma, ci stiamo conoscendo oggi, e in questo per esempio è un'altra cosa importantissima quella che hai detto, no? Il fatto di riscoprire la parte che ci collega proprio alla terra, no? Che poi tutto quello che c'è dietro, si chiama il giardino sotto il naso, il mio progetto, è legato proprio, cioè adesso togli la cravatta, togli la camicia e la giacca e mettimi una di quelle... No, stai vestito. No, adesso sì. No, immagina, lavora sempre l'immaginazione. E mettimi addosso uno di quei maglioni brutti, quelli più brutti che puoi. E quello è il mio modo, il mio abbigliamento, diciamo, standard, quando perché noi abitiamo qua in campagna. Quello che vedi qua alle mie spalle è il barmita, sarebbe qua, questo qui, è un vecchio soppalco dove veniva stipata la paglia per gli animali. E io mi sono poi inventato questo bar, da dove faccio le video ricette. Questo tavolo qui è il tavolo della sacrestia che doveva buttare il mio parroco, ed era tinto con quella tinta marrone brutta lì, io l'ho risistemato, ed è anche questo qua, diciamo, è un po' un artigianato fatto in casa, diciamo così, e abbiamo ricostruito un bar, no? con pochi soldi, e per esempio io qui giù l'altro giorno sono andato a raccogliere le cicorie, perché viviamo in campagna, quindi cioè, quello che mia nonna faceva, mio papà fa tuttora, cioè è proprio quello, questa forzatura ti porta a orientarti a fare quello, perché diceva io adesso no, fino a quando vado a fare la spesa, l'altro giorno ci ho messo un'ora e mezzo per comprare due robe al supermercato, quindi ho detto piuttosto passo due ore in mezzo alla campagna e mi cerco quello che mi serve. È chiaro che devi studiare per riconoscere quello che devi raccogliere, però è uno stimolo forte, quindi è importantissimo, cioè è una forzatura
che ti fa capire che se hai la possibilità, io ce l'ho le galline veramente, e questa è un'altra gallina che ho, per farti ricordare insomma che le galline sono importanti, insomma, sono un po' strane, però sono importanti. Vabbè, scusate la parentesi. No, anzi, è stato un piacere. Sono spontaneo io, sai, con le piante spontanee sono spontaneo. Questo, ecco, giustamente. Come ti dicevo, Giancarlo, si presenta male, però è un ragazzo in gamba. No, però, vedete, dalle parole di Giancarlo si vince solo positività, sta già pensando al domani, non si sta piangendo addosso, non si sta preoccupando dell'immediato, anzi secondo me con la testa in questo momento è più occupato di quanto lo era prima, perché sta lì a elaborare dati su dati ed è quello che dobbiamo fare tutti. Quello che ha detto Giancarlo potrebbe essere vero, forse non nella modalità in cui l'ha detto lui, lo scopriremo solo vivendo, ma di fatto questa è un'opportunità. Nel male c'è sempre un'opportunità, l'opportunità di fermarsi, riscoprire delle cose che prima si davano per scontato, come ad esempio mangiare, una su tutte, ma anche lo studiare, il migliorare degli aspetti che si è lasciati indietro, il contatto con le proprie tradizioni. Perché poi, Giancarlo, io la tua trattoria, la prima volta in cui sono venuto, mi ha folgorato, perché in altre trattorie in Emilia, a dir la verità, però nella tua in modo particolare, perché io ricordo un ricordo di quando ero bambino, quindi sto parlando di fine anni 80, inizio anni 90, dove con la mia famiglia si poteva andare una volta ogni tanto in trattoria, in vacanza, perché lavorava solo mio padre, e ricordo l'oste che veniva direttamente al tavolo con tanto di grembiule, che ti portava la sua cucina, la portava fuori, la portava a te. Non era qualcosa a comparto chiuso, e la tua trattoria mi ha ricordato questo tipo di servizio, questo tipo di esperienza, cioè mi sento coccolato, vedo la persona che mi gestisce, quello che prepara, quello che fa, e quello mi fa vivere un'esperienza di relax, di tranquillità, oltre al fatto che sono convinto di mangiare bene. Ricordo la prima volta che sono venuto da te, che sono passato anche dalle cucine. Quindi questo, e Michele qui mi può aiutare, questo non è da tutti, non è assolutamente da tutti. È una cosa che fanno in Francia. La prima cosa, allora, notoriamente, la prima cosa da controllare in un locale sono i bagni. Vero. A garanzia di tutto quello che si sta facendo, il bagno deve essere perfetto. Perché? Perché è il posto dove sicuramente qualcuno avrà anche il tempo di dargli un occhio e deve essere igienicamente perfetto. Se lo è quello, abbiamo già, non la certezza per l'amor di Dio, però insomma, se stiamo attenti ai... vanno gestiti, ma sono i primi due o tre minuti che uno si presenta nel locale, che è quello che farà la differenza su tutto il servizio. Il discorso della cucina è un discorso prettamente, io l'ho visto in Francia, io quando sono andato da Trois Gros, ancora prima che mi sedessi al tavolo, mi hanno chiesto se volevo visitare la cucina. Spettacolo. Entri già in una situazione per la quale sei coinvolto. Il Vincenzo parlava prima di coinvolgimento delle persone, che domani bisognerà ristudiare, per come la vedo io, una maniera a seconda di quello che potremo permetterci di fare quando avremo la gente davanti. Adesso non possiamo neanche dargli la mano, figurati, cioè adesso un metro di distanza, mascherina, adesso. Però il coinvolgimento sarà, oltre alla sicurezza, effettivamente una situazione per la quale ti legherai al... persona, gli farai o gli darai un ricordo, quel disco che abbiamo in testa nel cervello verrà segnato, hai capito, da quella cosa lì, e noi dobbiamo puntare a quello lì. Il giro in cucina è una cosa che ti dà tranquillità, vedi chi ti fa la pasta, vedi chi te la serve, vedi chi te la cucina, infatti, cioè, sono cose che come si dice, che uno non lo sa, non per quale motivo, però le reputa nella sua testa, le percepisce, e si torna al discorso percepito, come tranquilla. Il fatto di avere un tappeto musicale, se tu per assurdo fai la prova e chiedi a uno che esce che musica stava ascoltando nel locale, non ti può rispondere, perché non l'ha ascoltata in realtà. Però quella musica è quella che avrà permesso di tenere una, come si dice, una situazione di equilibrio in chiacchiera. Quando tu, guarda,
non è neanche un'assurdità, è proprio una cosa, ci sono dei meccanismi mentali. Tu vuoi chiudere prima la sera? Spegni la musica. Spegni la musica, perché nel momento in cui sei a tavola e cade l'argomento, la cosa che ti chiedono se ti avvicini al tavolo è il conto. Vuoi far abbassare la voce alla gente? Abbassa le luci. Perché la gente più ha luce e più alza la voce. Se tu la abbassi, la abbassano. Ma guarda che ci sono delle situazioni per la quale si riesce a seguire. A me piaceva il discorso di Elia, perché c'è una cosa che mi affascina molto, che è uscire per campagna e sapere cosa mi circonda. E c'è un'applicazione del telefono, ma io adesso non l'ho ancora mica vista, che gli fai la foto alla pianta e ti dice che pianta è, all'erba e che erba è, perché onestamente, cioè, pensa te la superficialità, hai capito? Esco qua fuori, c'ho tutta la campagna, ma non ti so dire il nome di un'erba, hai capito? Non ti so dire. Noi ce l'abbiamo, Giancarlo, si chiama WhatsApp, mandiamo la foto di lì, ad Elia ci risponde, ci dice sì, la puoi prendere o non la puoi prendere. Di Elia nello specifico del suo lavoro è interessante, perché a parte che l'ho detto, il discorso della miscelazione è un discorso con la quale ho cominciato anche da ragazzino, però le possibilità di espansione che hanno sono anche per quanto riguarda proprio l'utilizzo, cioè la spiegazione dell'erba, come poter utilizzare gli aspetti benefici. Poi lascia stare il Manhattan o che cacchio del Torino-Milano, hai capito? Cioè, va bene, i classici del bartender. Invece è proprio la tisana, vuoi rilassarti? C'è questa tisana qua, usala con il decotto. Vuoi avere una versione alcolica? La fai alcolica. Vuoi avere, cioè, gli altri aspetti, cioè, c'è un mondo davvero. Guarda Giancarlo, in questo poi comunque ci possiamo, cioè, ci sono un sacco di idee belle. E proprio oggi stavo parlando, perché ci sarà prossimamente, fra le idee carine che stanno venendo fuori adesso, una collaborazione con una farmacista erborista. Lei viene da scuola, lei ha anche insegnato in Ecuador, dove c'è la cocaina, come si chiama? Colombia. In Colombia, vedi che sei esperto, vabbè. C'è il cugino in Colombia. Volevo vedere se eri attento. Allora, chi era più sul pezzo su questa cosa? Comunque, e lei viene da quel settore lì, e non della cocaina, nel senso degli studi lì. Tra l'altro, ha delle competenze anche con curanderas, queste cose qui, che sono praticamente, non so se siete tanto, quanto siete addentrati nel settore, però le curanderas sono praticamente queste signore, soprattutto in Ecuador, che hanno a che fare la magia, cioè magia, erbe e l'aspetto curativo delle erbe. È un qualcosa che è proprio intersecato, quindi tutto l'aspetto magico, religioso, insomma, una cosa bellissima. E noi faremo questo l'anticipo, vabbè, tanto lo posso dire, faremo una rubrica sul nostro canale YouTube che si chiamerà The Barman and the Doctor, perché il barman non può menzionare, questo proprio dal punto di vista legale, io non potrei dire la camomilla aiuta a rilassare, perché sarebbe abuso di professione e quindi è perseguibile in qualche modo. Fiscale, che fosse così fiscale il ruolo, hai capito? Anzi, negli Stati Uniti i baristi sono un po' i dottori, cioè nel senso che la capacità del barista è proprio quella di capire quello che hai bisogno quando uno ti arriva al bancone, cioè quella è ancora più della ristorazione, capito? Assolutamente, assolutamente. Tra l'altro io produco un vermouth e fra le varie storie, fra le varie storie dedicate proprio anche alla produzione del vermouth, cioè viene tutto dall'ambito medico, no? Quindi medicinale, e ci sono delle cosette molto interessanti, scoperte che io in qualche modo ho fatto, legate proprio a questo, che prima tutti i vermouthisti e i liquoristi dovevano andare a fare un corso di medicina, chiamiamolo così, che poi chiaramente non è così, proprio perché dovevano assicurare
che le loro preparazioni non apportassero poi rischi, diciamo, a livello di salute a chi poi consumava le loro preparazioni, insomma. Quindi è questo un aspetto importantissimo. Però oggi il bartender è bartender, e proprio per tenere separate le due cose in qualche modo e avere la conferma che c'è persone preparate in quello, e faremo questa collaborazione, sarà molto bello, perché faremo tipo su due schermi, lei parlerà di piante e l'aspetto medicamentoso di questo, e io parlo della stessa pianta, come utilizzarla al bar, quindi piante spontanee principalmente, roba, la mia specializzazione è quella ultimamente, quindi sarà molto interessante. E poi insomma ci possiamo... Vai Vincenzo, ci stavi dicendo? Allora, no, ricollegandomi sul discorso fatto da Giancarlo a proposito del riprendere in mano le tradizioni del Made in Italy e di fermarci un po' a riflettere su questa cosa, c'è un aspetto importante che poi si lega, diciamo, è un assist al discorso dell'experience. Io quest'estate ho avuto ospiti da Dubai, in realtà tutti gli ospiti che ho avuto, con cui ho avuto, abbiamo creato un rapporto, ci sentiamo, non dico regolarmente, però una volta al mese, il come stai, come va, oppure ti mettono, sai, il commentino su Facebook, ti scrivono un messaggio su Facebook e via dicendo. Quest'estate ho avuto tra gli ospiti una coppia di Dubai, a cui poi, dopo l'esperienza mia del gelato, dove loro sono rimasti scioccati, ho parlato di Elia. Ed è successo che loro, siccome erano in visita in Puglia, hanno detto: ah, io voglio andare a Lecce, voglio visitare Lecce, e in realtà visitare Lecce, Matera, insomma, hanno fatto un bel tour, e un giorno di, non mi ricordo, agosto, l'ho portata in quello là, nel Barmita, e loro hanno detto, cioè, in realtà abbiamo fatto prima un giro nei campi con Elia, dove Elia appunto spiegava le varie piante selvatiche e le varie piante che poi usa per fare i drink, e poi alla fine siamo andati a fare l'esperienza di degustazione di quelle che sono, diciamo, tutti le aromi, le essenze che c'è lì nel Barmita, che questa è la sua location, insomma. E devo dire che questa cosa li ha proprio folgorati, infatti tutt'oggi spesso ci sentiamo. Poi Hussein è anche, diciamo, una persona abbastanza conosciuta a Dubai, e ci ha fatto anche delle stories recentemente quando ha parlato della Puglia, e quindi, diciamo, è una cosa che ha lasciato il segno, e questo è questo, diciamo, questo trend deve essere sempre più sviluppato. Uno, perché parliamo di Made in Italy, in questo caso parliamo proprio delle tradizioni della diciamo, tradizioni culinarie alla fine. E poi perché creare un rapporto appunto con il cliente, col turista, chiamiamolo come vogliamo, col visitatore alla fine, perché questo è, alla fine si parla di visitatori, crea, diciamo, quel ponte di connessione che poi fa sì che quella persona vada in giro a dire: guarda, come mi sono trovato in quel posto, no? Un po' crea quel referral, quella referenza automatica di quella persona che diventa nostro testimonial, testimonial, insomma, di come si è trovato. Ed è chiaro che oggi più di prima è difficilmente attività che sono solite, insomma, non vendere esperienze, per non usare altre parole, per non dire fregare la gente, ecco, con ristoratori che si comportano male, pizzerie che si comportano, gelaterie che si comportano male, avranno sempre più vita difficile proprio per questo motivo. Ah, ma in questo, vabbè, comunque poi scherzi a parte, quei due ragazzi... E alla fine cosa abbiamo fatto? Abbiamo semplicemente raccontato la storia, che poi è la verità di tutto. Ma mi sentite? Sì. Abbiamo parlato insomma, di quello che veniva fatto qui a casa mia, quindi come vi accennavo prima, noi viviamo in campagna, quindi ho raccontato alcune cose che venivano fatte proprio sulla tradizione, cioè il contatto umano, la genuinità, no? La spontaneità, proprio visto che stiamo parlando di piante spontanee, è quello che poi premia. E tra l'altro lo straniero, tra virgolette, diciamo, o il non locale, ecco, la persona che non è del posto, ha questa aspettativa, cioè dall'italiano ha l'aspettativa della persona simpatica, gioviale, solare, cioè se tu non gli fai quello... Poi non so se Giancarlo è d'accordo con me, però secondo me lo straniero, cioè il non italiano, si aspetta, da quello che vede in TV, nei film e cose varie, si aspetta l'italiano in quel modo lì, ha una, non so, un'idea della persona italiana in un certo modo. Quindi se tu riesci a stare in quel quadro lì, meglio ancora, o no? Io credo che
quello che si aspetta lo straniero o comunque l'idea che ha dell'Italia è un'idea che ha un raggio molto ampio. Se tu in Italia hai la possibilità di stare come un re anche in mezzo a un campo e volendo starci anche in un palazzo reale, cioè qua non c'è o la plebe o l'alta aristocrazia. L'Italia è un paese che anche con niente, e te lo dimostra oggi, io non ho mai speso così poco nella mia vita, però se esco e mi faccio una passeggiata e voglio un gelato e voglio una cosa, avrò, e speriamo che questo serva anche per acquistare un certo valore, avrò quello che gli altri nel mondo devono sognarselo, capito? In tutti i sensi. Io c'è questa, dopo vi suggerisco di andare a vedere questa situazione legata a un'azienda di abiti qua vicino di Parma, di Soragna, che si chiama Caruso. Sì, vicino dove abito io, Giacca. Bravissimo. Allora, andate a vedere su YouTube la linea che ha fatto con Giannini. Data a questi mini film spot che hanno creato. Cioè, dove ti muovi, nel bene o nel male, noi, onestamente. C'era un altro suggerimento che durante questo periodo riesco a vedere, quindi è che vi suggerisco di andare a vedere, tanto per dire com'è sbagliato il percepito da parte del mondo tante volte, è questa, adesso ve lo dico subito, Kamadoska, fa vedere, perdonami, ve lo dico subito perché è una cosa interessantissima e spero di non averla cancellata. Comunque, parlava di chi ha fondato la banca americana, che alla fine è un italiano, però nessuno si ricorda di lui. Tutti si ricordano di Don Vito Corleone, capito? Cioè, nel mondo italiano si ricorda lui invece di questo, che ha permesso di costruire il ponte a San Francisco, che ha permesso, e qua in Italia non c'è manco una piazza dedicata a questa qua. Cioè, noi nel mondo siamo conosciuti per tutto, per il tanto bene come per il tanto negativo, capito? E questo affascina il mondo, il fatto che noi singolarmente siamo geniali. Ognuno di noi ha un patrimonio di bello personale. Cioè, io, allora, poi, chi è di Lecce? C'è qualcuno di Lecce o lì vicino? Io. Tu sei di Lecce? Sì. Io, statisticamente, le persone con la quale ho più difficoltà, ma poi questa è una cosa, è una curiosità mia che è uscita, sono le persone che arrivano dalla provincia di Lecce o da Lecce. Perché culturalmente, nel loro DNA, dentro loro, hanno una capacità di capire il genuino e il bello. Ma mi è capitato tante volte. Ma perché? Perché mi fa già anche, io verrei qua tutti i mesi, è che poi ci muoio. Cioè, noi partiamo in Italia, partiamo tutti che abbiamo un livello di qualitativo altissimo, cioè roba buona, capito? Cioè, il pesce, il mare, cioè noi abbiamo questo micromondo in Italia che ci permette di poter scegliere tra il bene, il piacevole, il gudurioso, il salubre. Cioè, gli altri non ce l'ha. Gli altri al nord Europa andavano avanti a patate, e per fortuna che gli altri, se no, giocata. No, davvero, ma hai capito? È per quello che il mondo ci invidia, perché noi, nel bene o nel male, siamo geniali, sostanzialmente. Vero. Questa è una grandissima fortuna. E tra l'altro, di questo, non so se te l'ha accennato Raffaele, la settimana scorsa, sabato scorso, noi abbiamo fatto un intervento per Linea Verde su Rai 1. E in questo intervento abbiamo parlato di, cioè, alla fine non è che io mi sono inventato niente, ho semplicemente
preso quella che era la tradizione legata alle erbe spontanee, quindi alle diciamo erbette di campagna. E cioè mia nonna era una di quelle lì, si chiamano le cicurare, cioè le persone che andavano, ed era un mestiere, cioè queste signore che lavoravano di solito nei campi, finito il turno di lavoro, si fermavano per andare, cioè dopo aver zappato, eccetera, eccetera, si fermavano a raccogliere le cicorielle, il grespin, insomma, tutte le erbette di campagna commestibili, e le preparavano e le rivendevano ai signori del paese, che magari avevano un negozio, avevano attività commerciali e quindi non potevano, non avevano la possibilità di andarsela a raccogliere praticamente. Quindi era proprio una vera e propria classe sociale di queste cicurare praticamente, che era un lavoro praticamente. E io non ho fatto altro che prendere quello, però anziché prendere le cicorie e lessarle e farci le zuppe, io le cicorie le prendo e ci faccio i drink. Cioè, non è, cioè, è la stessa cosa, cioè. E dice, però è geniale, non è, cioè, è una cosa semplice. E come dicevi tu prima, nella semplicità sta la cosa, cioè è fare la cosa bella e buona, semplice, che sta la difficoltà. Perché è normale che se tu ci metti 30 ingredienti, il gusto lo aggiusti, è grazie. Però se tu c'hai tre possibilità, tre ingredienti, e da lì devi tirare fuori qualcosa di buono, là è complessa la faccenda. Ma se parti da una. Nel nostro settore, com'è che fai a capire se uno è bravo a cucinare? Gli fai fare la cosa più semplice, gli fai fare una salsa al pomodoro Esatto. e ci metti il formaggio dopo dentro, e grazie. E se ci metti il formaggio, siamo a posto tutti. Devi fargli fare un aglio e olio, hai capito? Cioè, è proprio della semplicità che capisci se uno ha le capacità di farlo, perché se no, siamo tutti bravi a. Tanto lo capisco io, e poi il top piace a me. Vabbè, se piace a te, allora se piace a te va bene così. Ma no, è buono. Guarda. Sta settimana parlavo con un imprenditore, diciamo, lui è di Cuneo, però ha delle attività a Milano, e si parlava appunto del discorso. Lui mi ha chiesto delle cosette su delle ricette, e vuole creare delle ricette, diciamo, un po' più particolari, e io gli ho detto, cioè, alla fine è inutile andare su ricette complesse, vai su ricette semplici, perché vuole lavorare in pre-batch, una cosa, diciamo, tipo dei drink già pronti. E ho detto, vai su dei drink semplici da fare, ma magari con qualche ingrediente più particolare. E gli ho detto, alla fine, tutta questa storia, io li chiamo i baffetti arrotolati, no? Tutti questi bartender super fighi e cose varie. Prima o poi lui mi ha detto, sta bolla di questi bartender super fighi esploderà, perché loro hanno creato questa figura mitologica, metà uomo, metà shaker, no? È lontana dalla realtà, cioè la gente vede quelle e dice: ma io non sarò mai come loro, perché la vedono troppo lontana, no? E invece la comunicazione dovrebbe essere, ma questo è il mio punto di vista, è quella di riportarla invece sul piano pianeta Terra, cioè, ma pianeta Terra proprio inteso la Terra, la campagna, ecco, questo è il senso, no? Quindi partire da, cioè, se non hai la Terra non puoi fare né amari, né succhi di frutta, né il caffè, il cioccolato, cioè tutto parte dalla Terra alla fine, no? E la gente se n'è dimenticato, lo dà per scontato, come dicevi tu prima, invece devi ripartire proprio dall'origine, cioè quello è punto uno, terreno, e poi dal terreno ci puoi tirare fuori delle cose. Qui, e poi dopo ci sono tutte le altre competenze. Bellissimo, io volevo aggiungere, poi riprendiamo un attimo la scia, che c'era un video che ho visto qualche tempo fa, che dopo condivido magari nel gruppo, di Oscar Farinetti, che parla della fortuna di vivere in Italia, di quello che ci offre la terra, di quello che ci offre il territorio, parla del semplice vento, delle correnti, cioè delle cose che davvero ci differenziano veramente. Ma proprio tanto dagli altri, e quindi uno dei consigli che possiamo dare a te, ristoratore, se ci stai guardando, che se fai il ristoratore in Italia, ti garantisco che già a partire da quello sei fortunato. Andiamo avanti, perché Michele non ha parlato per niente, poveraccio. Gli abbiamo fatto pagare tutte le cose. Ah, Ecco, infatti, una tosse immediata e si pensavo di essere ancora muto. prende la. In maniera proprio prepotente, visto? Allora, Giancarlo, Michele si era preparato insieme ad Elia,
a questo punto, in maniera un po' più sintetica, visto che siamo andati piacevolmente lunghi, per quanto riguarda il durante, cioè l'esperienza del cliente, siamo arrivati al durante, ok? Quando è lì da te. Prima però volevo chiedere una cosa off topic a Michele, se nei tanti ristoranti che hai girato hai avuto la possibilità sempre di passare dritto dalle cucine, perché io questo è un dettaglio che a me personalmente ha passato la testa da una parte all'altra e volevo sentire il tuo parere a riguardo. Allora, devi dire che c'è chi mi ha fatto entrare pensando di fidarsi di me, tanto tu puoi entrare, e invece ho visto cos'è. Voi umani. Sì, esatto. Tipo, le cose che mi colpiscono di più sono le paste. Cioè, quando vedo la pasta del discount io impazzisco, cioè. È la misura di un locale, secondo me, perché se uno innanzitutto pensa di risparmiare prendendo un pacco di pasta che costa semplicemente 2-3 volte in meno, lì dove parliamo comunque di cifre piccole, e laddove poi su un chilo di pasta fai quanti piatti, veramente lì la mentalità è da buttare giù e rifare. Da chiudere proprio. È incredibile, da chiudere proprio, oltre al fatto che non puoi pensare di far sta bene, di fare un buon primo piatto a una persona che con una pasta che magari quello non si fa manco a casa. Cioè, tipo io, ma tanti come me, a casa hanno solo pasta di minimo di Gragnano, minimo trafilata al bronzo, cioè... Che sia un attimino godereccia, che mantenga la cottura, che sia buona, insomma. Probabilmente sono talmente, hanno un livello culturale talmente basso da non capire nemmeno quella che è la qualità della pasta, e quindi per loro una vale l'altra. Ah sì, ma se stai dietro un fornello in un ristorante è un problema. Cioè, non dovresti fare quel lavoro. Innanzitutto vorrei dire a Giancarlo che già solo quando ha citato 3-4 delle sue pietanze mi ha fatto venire fame. Perché ma io le conosco, quindi cioè, sono un attimino avanti. Quindi ci sono stato già più volte da lui e veramente ho sempre goduto. E volevo appunto farla una postilla sulla questione gelato, che è veramente un momento social, perché lì vedi tutti, dai bambini agli ottantenni, che prendono un cellulare in mano e iniziano a riprendere Mattia lì che fa il gelato e che impiatta, se così vogliamo dire, che fa le porzioni del gelato e lascia, cioè tra borsci, nocciole. Che ve lo dico a fare? Niente, se volete andare avanti con quello sì, che... Sì, allora, io in realtà il mio intervento racchiudeva un po' tutto, quindi dal prima al durante per arrivare al dopo, e ci sono veramente dei punti che si collegano tanto a quello che ha detto Giancarlo, perché la percezione nella ristorazione è tutto. L'ha ampiamente spiegato il buon Giancarlo qui questo aspetto, perché se parliamo, diciamo che io parlo più dal punto di vista, diciamo, marketing, ma anche dal punto di vista marketing, nel momento in cui una persona, quindi analizziamo il prima, arriva al ristorante, già nel momento al ristorante o al locale o a quello che è, parliamo di ristorazione tutta, cioè già lì dovrebbe aver confermato quella che era la sua percezione quando ha prenotato, se ovviamente non è già un cliente, se stiamo parlando di un cliente che magari viene per la prima volta. Perché se la persona arriva al locale e già pensa, oh, mi sa che ho fatto una scelta sbagliata oggi, e c'hai un problema. Cosa che può essere data da tanti aspetti, può essere già l'insegna, o già come si presenta all'esterno, già quanto è pulito fuori il locale, già cosa mi comunica il locale prima che io entri. Quindi già lì dovrebbe essere confermata la scelta che il cliente ha fatto di
di buon umore, perché quando una persona prenota al ristorante è sempre contento di farlo, prenota in locale è sempre contento di farlo, poi quando arriva lì sul posto deve essere stracontento di aver fatto quella scelta. Quindi questo è un aspetto da non sottovalutare. E poi nel momento in cui quindi è arrivato lì, dovrebbe avere una serie di aspetti che vanno, come ho detto, a confermare la percezione, ma se parliamo di marketing, a creare ulteriori connessioni. Quindi inviti a seguirci sui social, far iniziare ad assaporare quella che sarà la sua esperienza. Quindi, che so, faccio proprio l'esempio dei due platani. Tu quando entri inizi a vedere bottiglie di vino, libri di un certo spessore, se non ricordo male ci sono anche foto con personaggi di un certo calibro, quindi già inizi a gustare quella che sarà un'esperienza che insomma non vivi facilmente, non vivi tutti i giorni. Ma questo può accadere ovunque, può accadere in quella che è la trattoria migliore d'Italia, ma può accadere anche in un locale, in un pub, a seconda di dove è il cliente, perché non è detto che uno che oggi va a mangiare dai due platani domani non si vada a fare un hamburger. Quindi a seconda di quella che è la scelta del cliente per quella giornata, deve comunque essere confermata un'esperienza al top. Quindi se io entro in un locale, tu mi devi far vivere comunque un'esperienza che io poi di cui poi io devo parlare bene e di cui devo sentirmi soddisfatto. Per quanto riguarda l'esperienza clienti, io non so se voi conoscete l'osteria, ma solo per fare un nome, Osteria Morini, che è a Manhattan, TripAdvisor è famosa, Gianca, tu la conosci? Morini? Mi sei? Sì, vai. L'osteria Morini, si chiama Morini perché è il nome del fondatore di Imola, del San Domenico. Il ragazzo che ha lavorato per la parte americana del San Domenico di Imola fino al 93, quando poi l'hanno chiuso, era il ragazzo che gli seguiva il locale negli Stati Uniti. Mm-hmm. E qui se volete c'è un bellissimo film proprio su San Domenico di Imola, dove poi tra le altre cose parlerà di esperienze con nari, brigatisti a tavola come clienti e le pistole sotto il tavolo pronte a far fuoco perché erano gli anni 70. E quindi parliamo della storia, il Trigabolo di Morini, che ha chiamato dall'assunta, ha chiamato lo chef dei re a fare da cuoco ad Imola per aiutare Valentino. Questa è tutta la storia della ristorazione italiana. Mm-hmm. Morini, si chiama Morini perché era un ragazzo che ha lavorato per molti anni per il San Domenico di Imola, New York, poi hanno rilevato e ha seguito ancora il San Domenico di Imola a New York, ma ha aperto questa trattoria chiedendo a Morini, che era il padrone del San Domenico di Imola, di prendere il suo nome. Cosa succede? Che lui è americano, che è venuto in Italia, che ha lavorato per la cucina italiana e che si è sposato un'italiana. Adesso il proprietario è questo qua. Però ti dico, sì, quando ha parlato, quando l'ho visto parlare e quando l'ho sentito parlare, ho trovato una persona che, seppure fosse americana, era molto innamorata del nostro paese. Ci credo. La cultura mi ha fatto davvero ecco, questa è una delle eccezioni che ribaltano quello che ho detto. Il fatto poi di innamorarsi di un paese non significa non poterne assorbirne le bellezze, capito? Sì. No, ce ne sono gli italiani che non andrebbero nemmeno menzionati come italiani. Quindi possiamo anche aspettarci che qualcuno che venga da fuori e ami davvero il nostro paese se ne faccia ambasciatore, hai capito? Certo. Beh, comunque sia, questa osteria è in Lafayette Street,
cioè, non so se avete presente, ci sono prenotazioni per mesi avanti e ore di fila solo per poter accedere. E fa pasta, salumi, qualcosa di semplice, come è stato detto, ma non per questo banale. Io direi che possiamo passare alla fase. Elia, se volevi aggiungere qualcosa sul durante, altrimenti passiamo alla fase dopo. Io Guarda, ero io. ancora al prima, quindi Come eri ancora prima? sì, perché non è entrato ancora il cliente. 10 minuti, scusa. Cioè, pausa, io abbia finito, no? Sta ancora mettendo l'allarme alla macchina. A me la linea? Della linea. Grazie della linea. Siamo qui dal Bar Mita e stiamo. Niente. Vabbè, allora mi volevo agganciare a un paio di punti che mi ero appuntati sul mio iPad tecnologico qui. Tra l'altro, tutto il mio intervento l'avevo scritto qua, ma insomma, diciamo che va bene così per oggi. Va bene così. E mentre sull'iPad mi ero segnato un paio di concetti collegato a quello che ha detto Giancarlo e che chiaramente condivido in pieno. Ed è uno, tutto quello che è la parte sociale, che è un aspetto interessantissimo, che ci sta un po', che ci interesserà un po' tutti, diciamo così. Quindi la parte di antropologica collegata all'aspetto ristorativo è un qualcosa che chi non si è approcciato fino ad adesso, secondo me, è arrivato un po' il momento, perché tutta la parte diciamo del cervello, del funzionamento del cervello, quindi anche il discorso delle paure, di come affrontare il discorso sicurezza, no? La piramide di Maslow, insomma, se qualcuno poi vuole approfondire determinate cose. Applicata al settore della ristorazione è tanta roba, è tanta roba. E in più il discorso della fiducia, quindi tutte quelle cose, il fatto di far visitare la cucina, per esempio, il fatto di far vedere le cose a vista, eccetera, eccetera. Poi magari la prossima volta parleremo dell'accoglienza, di tutto il resto, e serve per far avere al cliente una percezione di familiare, di ambiente familiare, no? L'ambiente familiare. Poi la prossima volta vi parlerò della tecnica della zia Pina. Questa è una tecnica che io utilizzo, è infallibile tra l'altro. Ed è proprio quello di l'ambiente familiare o anche i volti familiari creano una sorta di fiducia, aumentano il livello di fiducia, e quindi se aumenta la fiducia, tutta la comunicazione e di conseguenza anche poi la vendita o il fatto di proporre un piatto, come dicevi tu, Giancarlo, prima, è molto più immediato, molto più veloce, diciamo così, no? Quindi è importante, e mi collego a quello che diceva Michele Pacino prima, che la parte del prima, quindi tutto quello che viene proposto sui social. Quindi il fatto di far vedere il volto delle persone che preparano, un po' come fate voi anche, no? Ho visto sulla pagina Facebook, di far vedere le facce delle persone che cucinano, no? Sono poi le stesse facce che quando uno, io immagino che io non ci sono mai stato da te, no? Però arrivo, so già che c'è un Michele, incontrerò un Michele, ok? E quindi io quando, e l'ho già visto in video, quando lo rivedrò, per me è come se lo conoscessi già in qualche modo. Ok, quindi per me quello è un aspetto di familiarità. Quindi se Michele mi deciderà di consigliarmi qualcosa, io gli dirò sì. Cioè, il mio cervello farà meno fatica a creare un'obiezione in qualche modo. Ecco, quindi questo è un aspetto molto interessante. Diciamo che una delle cose che ho approfondito negli ultimi anni è proprio l'aspetto psicologico. Di antropologia e sociologia collegato al settore ristorativo, ed è una cosa troppo bella, troppo affascinante, ed è la magia del nostro settore, insomma, no? Quindi l'avere il rapporto con le persone, però ecco, se riesci a comunicare in maniera efficace, hai un sacco di punti, riesci a guadagnare molto, rispetto alla concorrenza in qualche modo. E poi, vabbè, mi volevo collegare al discorso della musica. Che è una cosa, tra l'altro, io avevo scritto degli appunti, l'avevo condivisi con i ragazzi, dove parlo appunto della musica e parlo anche dei bagni. Quanto è importante il discorso dei bagni, però questo lo voglio approfondire magari la prossima volta. Però molte cose vengono date per scontato, quindi anche il fatto della la pulizia,
chiaro, ma anche il fatto semplice, io non dico niente, cioè un ambiente pulito, ordinato, ma almeno ecco il sapone per le mani, l'asciugamani, la carta igienica, perché poi a volte ti vedi uscire dal bagno la gente che fa così, no? Che si asciuga le mani addosso, cioè è legato appunto che anche il bagno, anche in bagno si fanno delle esperienze, che poi Vincenzo Paparella non fare ghigni, perché so che tu hai avuto esperienze strane in bagno. Però, no, vabbè, mi ha raccontato delle cose, però sono cose private. E il discorso del, per esempio, in bagno, in un ristorante a Londra dove lavoravo, c'era non musica, ma era un collegamento di stacca. Cioè, nel ristorante c'era la musica. Nel bagno, invece, venivano riproposte delle barzellette. Quindi la gente, mentre insomma andava in bagno, si ascoltava delle barzellette che andavano così. No? Mi sentite? Sì, vado, ma sì. Ok. E questa è una cosa simpatica, perché la gente, mentre era lì, si ascoltava qualche barzelletta ed era una scusa per, insomma, per ottimizzare i tempi. Poi magari tornava al tavolo e diceva, sai che ho sentito questa barzelletta? E insomma, e se la raccontavano al tavolo. Insomma, comunque, ho finito, basta. Beh, io ti ringrazio tutti, ringrazio soprattutto Giancarlo per la disponibilità e per le perle. Ciao Gianca, e grazie per il momento. Grazie mille, alla prossima. Ciao. Grazie a voi ragazzi. Ciao Vincenzo, ciao Vincenzo.